c'è la signora Laura? Pronto? Eccola qui che c'è! Laura Bono, come stai? Ma io anch'io sono happy. Happy proprio? Davvero? Sì, ma sai che mi è capitata una cosa oggi, che ho due ospiti con le iniziali del nome uguali. L Lucia. Come Lucia e Laura. Ciao Lucia. Ciao Laura. Ciao, porcaccia, ciao, della miseria. Sono felice, happy stamattina proprio. La canzone ci stava allora. Ci stava bene. Senti Laura, io sono molto appunto contento di essere arrivato a te tramite una nostra, anzi una mia affezionatissima amica, quasi sorella, e si chiama Deborah Brulard, la conosci tu? La conosco, sì, è una grandissima la Deborah, abbiamo fatto un'intervista magnifica. Sì, bellissima, ho seguito anch'io. Senti, sì, Bonometti è il nome tuo, vero? Il cognome, vero? Sì. Il mio vero nome è Bonometti, poi abbiamo dovuto decidere se chiamarmi Bono o come mi chiamavano i miei amici Pistolina, abbiamo deciso per Bono. Pistolina te chiamavano? Sì, mi chiamavano o Bono o Pistolina, allora abbiamo deciso che forse Bono era più bello. Come mai sta cosa? Perché sono piccolina. Ma dai, ma che Pistolina... cosa sì, c'è? Era in modo simpatico. Quindi eri una pistolina tosta, no? Vero? Sì, ero anche fischietta, ma di quelle belle gagliarde. Eri un po' rock anche prima, voglio dire. Ma no? lo sono sempre stata. Sei stata una bella roccia tu, insomma, sì. dai. Ecco. E oggi si chiamano le donne con le palle, Grazie, hai capito? E qui ne ho due veramente che a rappresentare questa fascia, insomma, di utenza che evidentemente si sta ampliando man mano, perché tutte quante stanno tirando fuori gli attributi. Allora, tu invece però, insomma, tu persegui una strada che tu hai già iniziato da diverso tempo, insomma, nel 2005 vinci la sezione giovani di Sanremo. È vero? Sì, esatto. Non credo nei miracoli alla canzone. Sì, da lì è partito il mio grande miracolo, che è la musica, e che non finisce mai. E meno male mai. Che non ci credevi. Meno male. E meno male che non ci credevi. Dico. Sì, non è che ce la fai così a cappella, veloce, che voglio sentire. Vai, faccio una la parte centrale. Dai, faccia. Stalla, non tremare. Ci ho provato e riprovato, ma non posso più. Farmi male, mi fai venire la pelle d'oca, mi fai venire. Anche Lucia è contenta, ti accompagnava, lo sai Lucia? Una canzone. Mi accompagnava? Sì, sì, mentre tu cantavi. La conosce? La conosce. Sì, che la conosco anche bene. Anche bene la conosce, hai visto? Lucia appartiene ad una schiera di teenager, giovani, no? Giovanissimi. Bene, bene. Ecco, anche lei è felice di poter appunto parlare con una veterana del palcoscenico, perché adesso poi sei interessata a fare grandi opere, no? Grandi opere di bene. Tra l'altro ci sono dei progetti meravigliosi in campo che stai mettendo proprio come innovazione nel mondo della musica, no? della produzione, sì. Perché insomma non ci stai a queste condizioni, non ci stai. È vero? No, adesso il mondo discografico è un po' un disastro, cioè nel senso, ormai da parecchi anni, quindi sto facendo quello che stanno facendo un po' i grandi, insomma, io diciamo che devo fare un po' quelli passetti da più piccolini, però lo sto facendo anch'io, ho aperto la mia etichetta con il mio staff, e quindi stiamo facendo tutto da soli, insomma, ma con il sostegno, insomma, dei miei fan, della gente che mi supporta, abbiamo aperto, insomma, la mia etichetta, la mia isola, insomma. Ci autofinanziamo da quello che risulta, è vero? Esattamente, mi autofinanzio insieme anche al supporto dei miei pezzi di cuore, che mi stanno dando una mano su una piattaforma che si chiama Music Riser. E noi ti aiuteremo, guarda, te lo prometto, ti aiuteremo. Grazie mille. Aderiremo al tuo progetto, anche perché qui ci sono diverse realtà che sono interessate appunto a fare la musica, a cantare, capito? Certo, e oggi come oggi ci sono diverse possibilità per fare musica, che non è per forza passando dai canoni standard che la persona conosce, appunto. Insomma perché questo qui in America è molto usato come assolutamente sistema. Lo so, ci stai illuminando. Siamo ancora...
Sì, siamo un po' indietro in Italia, vedi, però ci arriviamo anche noi. Ah sì, sicuramente. Vedi, 4 anni fa quando abbiamo cominciato con questo progetto che si chiama il Residence della Musica, ovvero un vero e proprio residence che contiene 100 stanze. In ogni stanza c'è un attore che fa la sua musica, hai capito? Oh, che bello! Quindi questo è il Residence della Musica. Diamo la possibilità a chi non ha mai fatto la musica, chi non ha mai divulgato la sua musica a terzi, di farlo, certo, attraverso lo streaming, attraverso il web. Bello, molto bello, vi fa onore. Ecco, vedi? E individuiamo sempre dei nostri amici che evidentemente hanno più o meno gli stessi ideali, no? Come dire, Certo, sì, infatti. Senti Laura. Io vi appoggio. Oh, ecco, vabbè, allora facciamo un rapporto di collaborazione. Anche Lucia è felice, guarda, che salta di gioia, dice, casomai mi faccio, sai che stiamo partendo con un format che si chiama Bravissima 2015 e ci sono tantissimi ragazzi, mamma mia, 482 solo nel Salento. Ammazza, forza, mi raccomando, in bocca al lupo, grinta e costanza, questo ci vuole. Esatto. Mai arrendersi, lo diceva Zeno, te lo ricordi arrendersi mai? Quanti anni fa? Lo diceva anche l'avventura. Ah, ecco, vedi? Senti Laura, ascoltiamoci un pezzettino di questo nuovo lavoro che tu hai già messo in rete, vero? Sì, ho messo in rete uno dei singoli miei, insomma. Per la miseria, che bello, eh? È una cosa pazzesca, ragazzi. Voi dovreste ascoltarlo per bene, perché è tranquillo. Lucia, allora io ti consiglio di, insomma, poi andare a vederlo, insomma, da vicino questo pezzo qui. Così magari me lo fai lì, Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè, versiamo i contributi alla nostra Laura, che dici? Oh, assolutamente sì, anche perché penso che Laura tu sia davvero un esempio per tutti noi piccoletti. È giovanissima, lei quanti anni hai? Ne ho 21. Guarda che te lo dico, hai capito, 21. Vai grande! Sa, 21 anni che facevi tu? Sentiamo. Io ho 21 anni e andavo nei primi studi di registrazione a fare anch'io, insomma, a brigare. Ci siamo allora. Ero già dentro da un po', però vabbè, insomma, ancora ci provavo, ecco, ancora ci provavo. Le ragazzine oggi direbbero che culo. Lo sai che, no, che sono un po' disgraziate oggi, per la verità, Senti, però... lo eravamo anche allora. Senti, tu mi hai ripreso una canzone bellissima che io adoro, della Pavone. Che bella! Ho fatto una cover. Sì. È l'unica canzone che non ho scritto di questi album che ho fatto. Ed è la canzone della mia infanzia, perché è una canzone che avrei tanto voluto scrivere. Allora l'ho rifatta a modo mio, insomma. Questa cosa qui di Pavone, dici? Sì, fortissimo, esatto. Sì. Senti, ma io ho sentito un'altra versione in questi giorni che sta girando, sai, noi che siamo radiofonici andiamo a scoprire un po' tutto quanto, E c'è un'altra versione, te lo posso dire di chi è? Di chi è? È della Chiara Civello, la conosci? Ah, davvero, ha fatto anche lei fortissimo? Fortissima, ma allora, devo dire, tra le due... scegliere perché più vibrante la tua, per la verità, la sua un po' più loffia. Ma hai capito? Ma è appena uscita, Sì, è appena uscita. Ah, sì. Però sono contenta. Ma vi siete messi d'accordo voi? No, però sarebbe stato carino. No, davvero. No, non lo sapevi ancora tu di questa cosa qui? No, mi hai detto tu adesso. Non lo sapevo. Ma tanto la mia è uscita ormai l'anno scorso. Appunto. Va bene. Anche lei avrà preparato, sai, il piatto già diverso da te. Esatto. Sentite ogni tanto voi, ma sentiamo un pezzettino, un frammentino di questa canzone qui, guarda, ti mando in onda anche il video. Vai. Pianissimo, te lo dico pianissimo, il mio piccolo ciao sottovoce, così nessuno capirà
niente, e tu, solamente tu, capirai quanto sono innamorata di te. Pianissimo, devo dirlo, pianissimo, questo piccolo ciao mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrai gridare fortissimo. Minchia, quanto sei romantica, però. Dai, no, giuro, guarda, mi fa che l'ansia, mi è venuta l'ansia. No, non fartela venire. Sei una pazza, però. Dai. Ah, altro che pistolino, sei tutto pepe, altro che. Sei una veramente graccante, tosta. Brava, complimenti. Ti ringrazio, Giancarlo. È contenta, sì. È contenta anche Lucia, vedi? Quasi se lo fa lei anche sto pezzo. Dai, fallo anche tu, lo facciamo tutti. Dai, che è fortissimo sto pezzo, altro che. Ma il mio futuro è sempre con una chitarra in mano, insomma, addormentarmi con la chitarra e svegliarmi con la chitarra, questo è il mio futuro. Almeno questo è quello che vi auguro, insomma, ovvero vivere sempre quello che amo fare. Che bello. Quindi il prossimo, l'imminente futuro, appunto, è a ottobre uscire con questo album, che è il mio album che si chiamerà Segreto. Segreto. E quindi chi poi dovesse aiutarmi a terminarlo, perché c'è ormai addirittura d'arrivo. Assolutamente. In caso... No. E guarda, allora sicuramente farò aderire moltissime ragazze che hanno voglia di cantare e che ti seguiranno ovunque, capito? Io spero di essere presto anche nel Salento, così almeno potrò anche incontrarti di persona, perché al telefono come bello, ma ti voglio dare un bacio. Grazie Giancarlo, veramente. Io saluto tutti gli amici del Residence della Musica, saluto Lucia. Allora, io sul sito mio, che è laurabono.com, oppure sul mio official del Facebook, che è Laura Bono Official. Se no, insomma, musicwriter.com, che è la piattaforma dove c'è il mio progetto. E insomma, c'è tutto, Instagram, c'è un po' di roba, basta scrivere Laura Bono. Tutto qua, tutto il social network, eccetera. Senti, accennaci tanto per salutare a cappella, una bella cosa, una melodia sul Residence della Musica, con tema il Residence della Musica. Vediamo, allora, che forza che hai. Vediamo un po' l'interno, così andiamo a braccio. Così. Dai, a braccio, vediamo. Siamo qui nel Residence della Musica con Giancarlo. Non ho niente da rimpiangere, e più rabbia da nascondere. Non ci serve più, e poi più lontani di così, Signore. Perché credo sempre agli angeli, agli alieni, agli uguali, anime gemelle, mio malgrado un paio d'occhi che non scorderò mai più, che non scorderò. Ascoltala. 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 Vivila. 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 IRDM. IRDM. IRDM.